Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 2 minuti 2 conduce Maria Concetta Goldini. No appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo della guerra del pane. Parliamo della notizia data sui social dal rappresentante dei panificatori del CNA, secondo cui 13 panificatori non stanno rispettando l'ordinanza del sindaco e panificano la domenica. C'è il divieto, così prescrive l'ordinanza del sindaco, ma questi panificatori hanno deciso di ribellarsi perché non viene rispettato invece il sistema dei controlli, non viene rispettato cioè quello che loro chiedono da moltissimi anni, cioè che si stronghi il fenomeno dell'abusivismo, si stronghi il fenomeno di chi vende il pane a domicilio senza rispettare le regole igieniche. Di certo c'è di mezzo la salute pubblica. Ora, pur non santificando chi non rispetta un'ordinanza, perché le ordinanze vanno comunque rispettate nel momento in cui ci sono, e c'è da considerare che la salute pubblica deve essere una priorità per tutti, deve essere un qualcosa che va salvaguardato, e quindi vanno messe in campo tutte le azioni necessarie per far sì che nessuno operi facendo del male agli altri. Questo pane, che se è vero quello che viene denunciato, viene venduto senza le norme igieniche prescritte dalla legge, finisce nelle tavole dei consumatori e sicuramente qualche problema lo può creare. E allora perché non dare una risposta a questi commercianti che invece vogliono che si rispettino le regole? Perché non organizzare dei controlli? Perché non far sì che questi abusivi vengano identificati e quindi scoraggiati a fare quello che fanno? Di certo questa guerra del pane che si trascina da tanto tempo, da tanti anni, e questa ribellione che scattata in questi giorni devono far riflettere chi governa questo territorio, fare in modo che una volta per tutte, di fronte ad una segnalazione reiterata, si ponga mano ad una campagna di controllo che sia seria e che sia continuata fino a quando il problema non viene estirpato. Altrimenti avremo sempre i ribelli, avremo sempre una città dove ciascuno fa quello che vuole, chi non rispetta l'ordinanza e panifica la domenica e chi vende il pane in barba a tutte le leggi igieniche. Così non va. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. 2 minuti 2. Nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClean. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga. A garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. Le Farmacie Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.